Stato quotidiano 22 ottobre 2014. Siamo qui in compagnia di Rita Rungetti, responsabile della CGIL di Manfredonia. Ecco, Rita, domenica scorsa avete fatto un briefing per la manifestazione che si terrà sabato prossimo, 25 ottobre, in Piazza San Giovanni a Roma. Una manifestazione intitolata Lavoro, dignità, uguaglianza per cambiare l'Italia. Quali sono le proposte di questo evento? Allora, innanzitutto il 25 è stata organizzata questa manifestazione nazionale perché c'era bisogno di incontrare i lavoratori ma anche i cittadini di questo paese e quanti sostengono le nostre proposte. Noi siamo del parere che la priorità dell'agenda del governo debba essere in questo momento quella di mettere al centro di qualsiasi agenda politica il lavoro e le sue tutele. Ma il titolo di questa manifestazione non è un semplice slogan, non è un mettere insieme tre parole che magari suonano bene o richiamano alla storia, eventi più o meno riusciti, incontri più o meno riusciti in piazza, ma è una nostra convinzione, cioè quella che la politica e le politiche debbano adesso orientarsi alla dignità sociale dei cittadini di questo paese e la dignità sociale non può essere che il risultato di una effettiva godibilità dei diritti di cittadinanza. Il primo tra tutti è quello del lavoro, un lavoro che però non deve essere consumato tra tensioni o in un mercato del lavoro che è duale, cioè che divide i lavoratori tra lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. È quindi necessario estendere le tutele e non toglierle, quindi estendere lo stato dei lavoratori a quanti adesso non godono di diritti, perché il lavoro deve essere un lavoro di qualità, un lavoro dignitoso e non deve essere semplicemente una materia data, diciamo, da gestire unilateralmente, quindi pensare soltanto ad esempio a abbassare il costo del lavoro, che pure è una manovra utilissima, insieme, se affiancata da un sistema di tagli, magari agli enti regionali, si traduce in una diminuzione dei servizi e quindi questa è una gestione unilaterale perché consegna il rapporto di lavoro essenzialmente alla parte datoriale e due, vede alla fine il lavoratore e il nucleo familiare a cui il lavoratore appartiene privato di servizi che sono fondamentali. Ricordiamo che ormai sono 9 milioni le persone che non riescono ad accedere anche a quelli che sono i livelli minimi di assistenza sanitaria. Per cui la materia, noi vogliamo che ciò che viene annunciato dal Job Act debba veramente poi tradursi in una esigenza, cioè in diritti, un miglioramento del mercato del lavoro e soprattutto nella creazione di posti di lavoro, perché ricordiamoci, non c'è riforma del mercato del lavoro o abolizione degli articoli 18 che possa creare il lavoro. Serve ben altro: politiche industriali, politiche attive per il lavoro, servono strumenti per estendere contratti di solidarietà a chi non ce li ha. E quindi se la materia è invece spostare le risorse date agli ammortizzatori sociali, dalle deroghe poi invece agli ammortizzatori sociali di quelli che il lavoro lo perdono e magari nella maggior parte dei casi anche un lavoro precario, allora insomma questo per noi non significa superare o voler superare veramente nei fatti, nella realtà, il precariato. Ecco, allora ricordiamo l'appuntamento il 25 di ottobre a Roma. Quali sono le modalità per l'adesione? Allora, aderire è facilissimo perché basta rivolgersi alla Camera del Lavoro o mandare anche una mail a cgl.manfredonia@libero.it, dare la propria adesione lasciando ovviamente il nome e il proprio contatto telefonico. Ricordiamo anche che è stata fatta una sottoscrizione di soli 2 euro per sostenere anche la manifestazione, perché questa volta, insomma, la manifestazione prevederà uno sforzo notevole perché saranno tantissimi i pullman, i trasporti in pullman, ma anche in treno che verranno organizzati e quindi abbiamo aperto anche una sottoscrizione volontaria perché effettivamente sia la manifestazione di tutti e non solo, diciamo, dell'organizzazione sindacale che la organizza.